Salve a tutti, siamo qui per rendicontare un po' l'attività di questa ultima settimana. Sicuramente quest'ultima settimana è stata caratterizzata da un argomento importante che è quello di Atac, la vicenda di Atac che purtroppo è finita per l'ennesima volta su tutti i giornali e ancora una volta per uno scandalo importante come è stato quello dei biglietti falsi. Per questo motivo martedì è stato fatto un consiglio straordinario sulla vicenda di Atac ed in particolare sulla vicenda appunto dei biglietti falsi. Ricordiamoci che a seguito dei numerosi articoli di Repubblica è stato messo in luce un sistema di praticamente smercio, diciamo così, di biglietti falsi per un valore che sarebbe stimato in circa 70 milioni di euro l'anno, a partire dall'inizio degli anni 2000. Quindi parliamo di circa 70 milioni di euro l'anno. Sono ovviamente stime che se le moltiplichiamo anche solo per 10 anni sono 700 milioni, che è esattamente il debito che adesso si ritrova ad avere Atac. Quindi, senza contare la galassia di sprechi e privilegi di Atac, anche solo avendo avuto un occhio di riguardo nella gestione della bigliettazione, che poi dovrebbe essere la normalità per qualsiasi azienda di trasporto pubblico, ma direi per qualsiasi azienda perché la bigliettazione ti permette di controllare le entrate. Sarebbe bastato questo per non ridurre Atac nella situazione di quasi fallimento, per non dire totale fallimento economico in cui è adesso. Noi in consiglio abbiamo sottolineato che questa vicenda la potevano sapere tutti, la dovevano sapere tutti, bastava leggere la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio di Atac del 2012, che io ce l'ho qui con me, a pagina 10. Parla proprio di questa vicenda dei biglietti falsi, in cui si dice chiaramente qual era la situazione e quindi ovviamente che era un qualcosa che creava degli ingenti danni e producono ingentissimi danni economici all'azienda, proprio parole della relazione del collegio sindacale. Quindi noi che cosa abbiamo fatto in aula? In aula abbiamo sottolineato come adesso diciamo così, questa passerella, tra virgolette, che avevano organizzato i partiti, loro stessi, complici o comunque, diciamo così, spettatori passivi dello smantellamento di Atac, ovviamente non era opportuna. Abbiamo fatto un discorso di circa 10 minuti in cui abbiamo messo diciamo così, in luce tutte quelle che erano, che sono purtroppo le mancanze, le inefficienze, gli sprechi, i privilegi di Atac e quanto comunque la politica ed i sindacati, la triplice, comunque ne fossero o complici o comunque a conoscenza senza prendere le giuste misure per arginare questo, chiamiamoli nella migliore delle ipotesi, inefficienza. Tanto per citare alcune cose, pensiamo alla mega sede da 120 milioni di euro di Atac, pensiamo ai contratti derivati stipulati da Atac, ai 100 dirigenti che costavano 15 milioni di euro l'anno, solo per citare alcune cose. Noi abbiamo sottolineato in aula una cosa molto importante, il fatto che noi il 1 agosto avevamo già preso coscienza di quella che era la situazione dell'azienda di trasporto pubblico romano e quindi noi il 1 agosto in aula presentammo una mozione in cui chiedevamo alcune misure per far sì, diciamo così, di quantomeno di arginare, quantomeno di cercare di salvare il salvabile riguardo ad Atac. In questa mozione presentata il 1 agosto in aula e che è stata poi votata all'unanimità, chiedevamo alcune cose che poi dovrebbero essere una normalità. Quindi un numero congruo di dirigenti e soprattutto che la retribuzione dei dirigenti avesse un limite, un parametro fisso. Chiedevamo ad esempio 1 a 10, chiedevamo lo stop ai super minimi e agli ad personam, chiedevamo la riallocazione del personale amministrativo di Atac. Ricordiamoci che in Atac su 12.000 dipendenti neanche la metà portano l'autobus. Chiedevamo la ricollocazione di una parte del personale amministrativo sugli autobus come verificatori, come bigliettai. Tutto questo poi l'avevamo fatto anche, avevamo preparato l'assemblea lanciando un po' una richiesta anche di aiuto tramite il nostro blog, il blog della nostra lista civica, per chiedere a tutti i cittadini di darci insomma dei consigli a riguardo su cosa proporre in aula. Questo è stato fatto e quindi abbiamo rimarcato, abbiamo fatto votare l'ennesima mozione, un'altra mozione in cui più o meno abbiamo ribadito i concetti del 1 agosto. E quindi cercando un po' di mettere in luce anche gli altri partiti, questo ci preme sottolinearlo, in aula hanno fatto dei discorsi, diciamo così, un po' tra virgolette retorici. È stato detto, c'è chi addirittura ha espresso solidarietà, però insomma ci sembra come su questa vicenda i partiti vogliano un po' far calare il sipario, invece per noi è fondamentale. Grazie all'aiuto di chi ci supporta, degli attivisti, dei simpatizzanti, dei tavoli di lavoro, dei lavoratori di Atac, di chiunque ci voglia contattare, per noi invece è importante mantenere alta l'attenzione su questa vicenda perché si rischia di distruggere uno dei beni più preziosi della nostra città.